Un momento, signor, ci sta andando in funzionalanza. E io mi parliamo, aspettate la commessa. Andiamo. Ecco, Muscioli. Maddalena, Maddalena, che amore ce ne ti prende, Maddalena, Maddalena. Ma è bello! Bello! Sei mai è bella! Però venga, non si capisce così, comunque. Allora, signori, sentite, mamma voleva femmina, papà voleva maschio. E sì, dato due mi sono accorta tutte e due. Bravo! Ecco! Potete passare? Mamma mia, moglie, allora, stiamo di me. Sentite, ma qua veramente non si capisce niente di più. Veramente si è perso proprio il senso della cavalleria. Sarà proprio perché i cavalli non si portano di più. Ma veramente si è persa la cavalleria. Ma che schifezza è questa? Ma non capisci che è monte di fiamme? Scusate, non potevo venire poco prima, ma passo un biglietto. Signori, io ci potevo a perdere la casa, ha già fatto le corse e mi ha bruciato il cervello! Eccomi qua! Niente paura! Certo, donno pompiere, una pompata di qua, una pompata di là e io mi salvo dall'aldilà! E stiamo arrossando, non vuoi più! Come? E ha già seduto a bruciare! Signor pompatore, sta legando! Questa riga ci dite che mi ha bruciato il cervello! Ehi! Tu! Sappi che a tuo donno pompiere niente sfugge! Ti vengo in recirculinare, io la segala! Io sono un piccile H24! Sempre! Ah, ma che bello mestiere che fa, signore! Avraccio una vagassa! Ehi! Vagassa! Io sono Concettina Pompadour. Sono francese. Mica come a te! Sta mesa prima della combinazione e su me siamo sbagliati! Oh, vero po'! Vicino a me, metà per la combinazione! Vicino a me, mi sono sbagliato! E di che sogna, e di che sogna, e basta tutto quanto la faccia tua, la faccia diventare prima di andare a musica! E fa ma senti sta musica, la mia! E fa la tua signora! Signori! Calmatevi! Ah, e non mischiate il sacro col profano! Attenzione, io vado, ma sappiate che te dono vigile, è sempre vigile! Quell'uomo com'è bello. Uè, e tu non stai da me? E allora fa mettere la nata. E certamente. Stasera ci sono di scena i napoletano. Speciale perché siamo collegati in Montovisione. Un saluto particolare va ai nostri concittadini napoletani all'estero. Con sommo piacere che vi presento questa sera su questo palco la compagnia Napolitano che è lieta di presentarvi lo spettacolo I Song Napolitano. Signore e signori, buon divertimento! Siamo collegati con l'America, ma lei qua non può stare. E allora ti prego, ci sta fare una tutella in America. Facciamo una cantata canzone, così avete e poi saluto. Ma chi prego? Ma che cantare? Ma se ne vada, mi faccia il piacere, ma che cantare? Vada via! Ma è solo una canzone, voglio fare e un saluto. Ah, ho detto di no. Vada via, smamma, sciop, sciop. Ma che stai facendo, una gallina? No. Sto cacciando un'oca.
Santa Lucia. Beh, signori, torniamo a noi e scusate per l'imprevisto. Allora, ciò che offre lo spettacolo questa sera è un panorama di frammenti storici su Napoli e sulla canzone napoletana. Adesso voglio farvi una domanda. Qualcuno di voi sa com'è nata Napoli? Nessuno? Bene. Allora chiudete gli occhi e con la magia del teatro torniamo indietro a 3000 anni, all'origine della fondazione di Napoli. Sì, la nostra Napoli, fatta di misteri, miti e racconti, che ha le sue origini in una leggenda molto nota e molto letta da tutti. La sirena di Partenope. Anche Partenope sia nata come se ricando un goppa una spiaggia deserta dovendo morire una bella sirena che appunto si chiamava Partenope. Partenope, sirena morta per amore di Ulisse. È brutto morire per amore e non è per niente vero che dopo essere morti profumiando di violetta. No, il morto per amore feta come a tutto la timurt, se non di più. E così avvenne anche per quella povera sirena che fateva come una sardella qualunque steso sola una giornata sana. O feta a passare bosche e strade e la gente si domandava ma dove diavolo poteva mai venire tutto questo fido. Finché a un certo punto se facendo annanzi una vecchia che dicendo abbassa la marina, aggiunisse una specie pesce che spanno tutta attorno muffatore. E la gente accorreva a centenare, a migliare. E intanto quella povera creatura, mezza femmina e mezzo pesce, si va sempre là. E la gente si addimandava, e che facimmo? E che dicimmo? E beh, certo qualcuno voleva pure togliere quella specie di pesce dalla terra. E intanto viene passato. E allora c'era chi cominciava a venire con le famiglie, qualcuno che cominciava a costruire anche le prime case, un monaco aveva costruito una prima chiesa, E così nascette pure la prima mestiera. Kill veniva il limone squarnamonuto. Di là veniva il cozzo che appena pisciato. E chi là dopo, ancora più furbo, veniva il cozzo che appena pisciato di limone squarnamonuto a coppa. A catalavello, a catalavello, ma te ne cavo sopra questi cozzi. Pure io mi faccio vedere stamattina, sono appena pescato. Il problema è che il tempo passava e niente cagnava. E chi è che deve togliere quella specie di pesce dalla terra? La popolazione! La popolazione, ma ci pensasse l'autorità! Tocca a me, tocca a te, occorre. Tocca a me, tocca a te. Sono cambiate le popolazioni, come pure le dominazioni, ma Ufiet sta sempre là. Napoli, 3000 anni di storia. Prima illuminazione
pubblica al mondo. Primo teatro lirico al mondo, il Teatro Reale a San Carlo. Prima ferrovia Napoli-Portici. Prima università partenopea, la Federico II di Sveglia, anno 1224. E tante, tante altre cose, come le canzoni napoletane, che sono state e sono cantate ancora da tanti artisti e tradotte in tante lingue. Napoli è una città curiosa, è un teatro antico sempre aperto. Ci nasce gente che senza concerto scende per strade e sa cantare e sa recitare. Insomma, Napoli è un palcoscenico. Ma non è tutto niente, che non sei il tipo per me.
Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che si dura da me, ma ora così guardanato. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, Ma
fare parecchio che abba fuori. Oh, per quella tava sola. Ah, ma va bene. Che lasciarono il porto di Napoli per andare all'estero, nel Venezuela, nel Brasile, ma soprattutto in America. Eh sì, l'unica via di salvezza fu proprio l'emigrazione, e dopo tanti anni l'emigrazione c'è ancora. Adesso abbiamo il primo collegamento con l'America, precisamente in un locale di New York. I love you.
problemi tecnici non siamo riusciti a collegarci con l'America perché c'era un problema audio. Noi sentivamo loro, ma loro no. Va bene, speriamo che il prossimo collegamento sarà migliore. Allora, torniamo allo spettacolo. Per un emigrante al cima al suo pensiero resta sempre Napoli, perché ogni napoletano vuole vivere a Napoli, lasciando l'America per poi ritornarci, ma per poi ritornare sempre a Napoli. Oh no, ancora qui. No, vada via. La canzone. No, ho detto di no. Non è il momento. Venga con me. Voglio andare. Ma non vuoi. Io stavo avanzando in pietà e dopo il remoto sono scappato.
E sotto che hanno mandato con su cuore le danneggiate, per caso ci un po', noi non abbiamo visto neanche pittore. Perché chi non ho cubitato, sono andato passato tutto con l'uomo. E sanno se sono cazzuti gli odi, a mano sono più squaglioni. Sicché i signori sono andati pittore, e i signori sono andati un uomo, e i signori sono andati mangiati, non faccio con grossa amore. Sono rimasto con malato, con lui e mazzera. E allora così a fare, ci ho pensato, faccio un sultano. Casi moro, moro con l'ustato, ma sempre roba che ci ha mangiato. E allora mi sono presentato lì da camarata. E là mi sono scugliato in presenza di tutto l'armato. Che la speranza di essere migliore. Ma mi fa quanto tu canzalate e una mattina la riparla camarata. Ma niente mi ha guardato dopo Corillo sconcertato e non ha appena mai visitato, è rimasto spoetizzato. Poi è vicino a nato, si tenesse per si soldato avesse come da padre immazzato e vedi la triata. Mi sono venuti di volta, ma poi vero e terra ci andasò e mostrando l'oraccio di ala ci ritta. Se non mi schifate, cavo musca, esci un po', attendate, ma scusate, voi di giù non sto. Chissà morale, mi dà, ma non faccio una cauciata, che ho trovato a bacio, ma non so se sta, ho fornito un'occasione sfumata. Io mi sono visto terrorizzato, e ha già pensato, capo la morte, ma schifate. Sì, mi ripeto, come avete capito, io esci da frate che l'ha detto. Abbiamo risolto un costume, che siamo 15 famiglie, tengo solo 7 figli da Spagna, la moglie e sono lì che la radica. Ma però che passo un figlio, e moglie la consiglio, uno l'asso, e la da figlio. E ogni tanto mi fanno figlio, che a poco e niente mi hanno assumito. La signora venga d'accordo, ma contento pure il sordo. E voi che non dite a crepapello, non volate un nichello? E mo che il rima sono terminato, io faccio l'inghia e la scappola. E per tutte le cose che mi avete dato, capuzzate pure sparare. Non ci vieni in casa quando ci stai tu. La
vediamo come sono liberati che la vagliassa che non riesce, viene sempre qui su palco e non mi fa presentare bene stasera. Allora, signori, scusate, tornando alla canzone napoletana, patrimonio artistico molto importante di un bene inestimabile, che vede autori, compositori, poeti e parolieri quasi tutti napoletani. La canzone appunto è amata e cantata in tutto il mondo. A proposito di mondo, adesso facciamo un altro collegamento con l'America. Signor Francisco, buonasera, siamo collegati con lei dalla cittadina di Acerra. Lei esattamente dove si trova? Ah, io sono a Filadelfia, la vedente cittadina degli Stati Uniti. E da quanto tempo si trova lì? Mi state facendo girare il corpo, vado a mezz'ora ad aspettare il collegamento. Ma no, io intendo da quanti anni si trova in America? No, assolutamente, io sono qui da pochi mesi. Per una piccola tournée per portare la canzone napoletana in America. Sono qui da 4 mesi, ma però poi ritorno a casa finalmente. Cosa le manca di più di Napoli? Cosa mi manca di più di Napoli? Se lo chiediamo ai napoletani, quando sono all'estero, noi napoletani, quando siamo all'estero, che cosa sentiamo? La nostalgia di cosa? Cosa sentiamo? La nostalgia del mare, di Capri, di Sorrento, ma principalmente il sole, il calore del sole di Napoli. E allora, signor Francesco, ci canti la canzone più famosa del mondo, O Sole Mio. Posso provarci, la sto studiando adesso. Posso provarci, devo portarla a tutti gli americani. Oh,
quella mia lingua partenopea. Bene, allora... Arrivederci, a presto! Arrivederci a Napoli! Bene, salutiamo il signor Francesco e più tardi faremo un altro collegamento con l'America. Scusi, è lei che fa ps? No. Signore, è lei che fa ps? No, perché mi sembra che veniva da qua. No, non lo so, vabbè. Non fa niente. Scusate, non ho capito, non la potevate fermare la signora?
Vedere che lungo faccia. Posso presentare così? Signore, posso presentare così? Scusate, ritorno. Yeah, that's the
Se parla scuso non si vede,
si piglia in un portafoglio, sento più chi si fotografia. Pure tu! Anche io! Allora, andiamo a
signora è Maria Sergio, a te fatte in famiglia che la vera vera da per sbaglio in alto. Un'altra volta con la verità. Andiamo a Houston, in un locale al Swing Club. Napoletana? Miss, non so fare le cose. Arriva, 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 si cade.
bene. Risal! Risal! Where is our fire? Risal! Hello, boss! Però la mia pistolina, la mia pistolina, non sei? Yes, yes, yes. Sì, così in delicato, meno male che ci stai tu. Come si bella, Risal? Thank you, boss. Mi avvero, se 40, 50 anni lontano, perché io sono ciò. Oh. Comunque, mamma mia bella, se lei c'è non sogna sogni, Risal. Sono proprio lei, c'è per la parola a parlare. Ok. Siete la bocca. Tu vuoi parlare con quella tua my friend, che sono amica tua, la mia yes. Locale, in questo locale? Yes, my friend. Mi hanno detto, non sono napoletano. No, neapolitan, no Italian. Just English. Yes, yes, yes. Okay. Yes, yes, well, che c'è un bel di capito? Esatto. Questo così, questo locale, mai che sono napoletano. Mai, mai che sono. Just English. I'm gonna call her. Sì, sì, vuoi chiamare. Ok, I'm coming. Mi faccio un momento che ci vado prendo un maestro qua. Maestro, io qui mi devo fare come si dice in italiano, in napoletano, a mezza cazziata. Quando accompagnate in italiano, non dovete andare sempre a fa, capito? Ma non a fare a nota musicale, a fare in compagna, sempre si dice in italiano. Voi dovete calmare. Va bene, questa qua mi raccomando, Boss! Il risa liscia! Oh! Thank you.
speriamo che papà te lo ha chiamato in città in questa stasera, che fai capito? Napoli, terra amata da poeti, scrittori e curiosi d'ogni sorta, e tante altre cose. E perché è amata da tante persone? Per la dolcezza del suo clima, per la bontà dei suoi dolci, per il profumo della pizza e, signora, mi dica, è vero, anche per il buon caffè. E allora anche per il buon caffè, ma soprattutto per la melodia del suo folklore e della sua musica, che è una delle forme di arte importante a Napoli. Insomma, Napoli ha un cuore grande, come è grande il suo popolo. Thank you.